Ciao ragazzi e ben ritrovati col quinto episodio di questa serie su Dragon's Dogma. Allora, noi eravamo rimasti al punto in cui dovevamo andare ad ammazzare il grifone. Questa è una delle missioni più belle della storia, questo è poco ma sicuro. Allora, la fine del grifone. Per la fine del grifone, noi dobbiamo andare a Santa Merda. E di solito è in fondo. Cazzo è sto posto? Si è uscita. Fino a lì ci arrivo anch'io. Facciamo uscire, va. Vediamo cosa ci dicono. Questo, che dice di bello? Quando uno strano tipo è venuto a chiedere di te. E voglio dire, non sapere nulla, mi ha ordinato di dire nessuna altra visita. Aha. Questa. Aspetta, cos'era? Era quello di... Sì, era tutta una squadra d'assassini che ci cercava, è vero. Lettera non firmata. Attenzione all'imboscata. Cazzo, io ci vado in pieno all'imboscata. Altro caballo. Che la morte sia l'unica pace della Risen. Sto cazzo. Andiamo a parlare con questo qua. Questo qua è quello della spedizione per il grifone. Brutto scherzo, bla bla bla. Faremo il giro della capitale attaccando il grifone. Ok. Let's go, boys! Cazzo! Concentrati. Griffith contro il grifone. Con l'Ascalon. Cioè, è un easter egg unico questo personaggio qui. Goblin di merda! Minchia, ancora non li avete fatti fuori, dai, su via. Ok. Adesso mi sono portato dietro anche Sovrano del Ghiaccio. Perché i grifoni per l'appunto sono vulnerabili. O alla luce o al ghiaccio. E poi oltretutto l'Ascalon ghiacciata è qualcosa di stupendo, vali che roba. Che figata assurda. È qualcosa di stupendo questa spada. Quando un titolo di questo genere, quando un GDR in generale, l'arma più forte di una categoria è anche la più figa, guarda, è la cosa più bella che puoi trovare nei videogiochi, porco cane. Ok, dobbiamo attirare un'esca in qualche modo, non dovevi mica farci crepare dentro dei goblin dentro qui. Sì, infatti, una cosa del genere. Vieni, vieni. Ecco, arriva il grifone. Guardalo lì. L'Ascalon di per sé fa già danno da luce, quindi gli spariamo il danno da ghiaccio.
che merda! Dai! Qui teoricamente l'idea era quella che la piccola parte della missione la facevi qui. E poi il grosso della missione invece la facevi in quest'altro posto fantastico che mi sarebbe piaciuto tanto, ma tanto esplorare in video, che è il promontorio delle lame. Oltretutto in questa zona qua si trovano i bauli per ottenere l'armatura del grifone. Puoi comprarla dai mercanti qui alla vecchia Cava Nord, però se no li trovi in giro finché non hai i soldi necessari. Ma è andato giù come un sacco di merda! Dai, ma che merda, è bruttissimo. È bruttissimo. Se non altro le fa in fretta le cose. Ci ha messo un cazzo a morire. Ok, quindi... siccome se non ci aggiungessi qualcosa a questo video sarebbe decisamente un po' corto, direi che possiamo farci la missioncina di Selene. La famosa missione. Quella della strega. Non è affatto male. Anche qua dobbiamo andare in una, nella seconda zona di sto bosco della strega. E ci sono parecchie cose interessanti. Veramente una missione molto ben fatta. Se non sbaglio, la prima cosa che dobbiamo fare è trucidare un golem. Che stronzi. Cazzo fate? Sì, infatti, guarda lì. Come se la danno a gambe. Scappa! Belli, belli. Cazzo in culo anche questi qua. No, aspetta, non è tormento abissale che volevo. Sono un po' cazzo in culo questi qui perché c'hanno tutti sti medaglioni da spaccare. Sparsi ovunque. Allora, una buona parte li riesci a tirar giù col gran cannone. Ma neanche poi tanto, vedete che non va a mirare quello che dovrebbe. Va a mirare solo una parte. Io direi proprio che il tormento abissale è la scelta ideale. Importantissimo spaccargli quella lì. Possiamo spaccargli anche questa. Andiamo su quella della testa. E poi ce n'è una anche in mano. Che è questa. Ah no, ne ha una davanti qua. Ah no, guardala qua. Quella della testa. Cioè della testa, della mano. Sali, da bravo. Sali. Dai che è quasi andato. Gli manca solo una, che quale cazzo è? Ma è quella in testa. Vuoi dire che quella in testa non gliel'ho spaccata? No, non gliel'ho spaccata. Oh merda. Sì, sì. Era quella in testa, io come un coglione non gliel'ho spaccata. Aia, questo fa male. Piccolissimo il pestone. Ok, adesso è tornato in modalità normale, diciamo. Eh sì, sto cazzo.
Oh, ci voleva tanto. Se utilizzi lo stregone è il top del top, perché con la magia sacra e sti colpi ricercanti lo becchi tutti i sigilli magici, visto che quelle robe li trapassano anche determinate superfici. Ok, possiamo procedere nella seconda zona. Oh, guarda un po', c'è pure un telecristallo qui. Zona molto, molto inquietante. Tra l'altro, e beh, questo è il mio amico cinghiale, non può mancare il mio cinghialozzo. Vieni qua. Yes. C'è pure una sfida dove devi farne fuori un altro di questi golem, solamente che è uno di quelli simili a quelli che ci sono in Erebus, ovvero che ci sono tutte le medaglie magiche in giro che devi spaccare per potergliele distruggere. Cioè, va, che figata che è sto posto, che figata. Poi in giro è pieno di bauli, bauli contenenti alcune tra le armi più forti che puoi ottenere prima di arrivare all'Everfall. Adesso non mi ricordo esattamente dove sono tutti i bauli, mi sembra che uno è giù di qua. E ce n'è per i beati, ce n'è per i beati. E di qua intanto abbiamo Selene con la nonna. Ah, nonna! Abbiamo l'orecchino insonne. La pietra di trasporto. Ok. Cosa ti dispiace? Che ci vuoi fare la vita? Ah, è vero, è vero, è vero. Bellissimo. Parte di me ha sempre saputo di essere una pedina, è vero. Stessa sorte che tocca poi alla nostra di pedina se quando noi moriamo alla fine. La nonna mi ha dato parte della sua anima. Ma ora che ti ho incontrata? Ora che mi hai incontrata? Ah sì, dobbiamo parlare con la nonna, cioè con la vera. Anche lei era una Arisen, infatti solo gli Arisen sono in grado di avere le pedine. Era la mia pedina. Passaggio dello spirito. Ma sai di cosa parlo? Desidera scegliere il corso della sua vita, libera dal volere altrui. Bellissima questa quest. Ma certo! Condannate a riecheggiare attraverso la faglia. Certo, da un padrone all'altro, cioè della serie, non ha capito un cazzo. No, sto scherzando, ovviamente. Bellissimo, fronda prediletta, ok, non è non è un bastone particolarmente forte. E questa qua adesso, sotto il tuo stesso tetto, infatti, questa qua adesso abbiamo raggiunto
penso l'affinità massima o quasi l'affinità massima. E adesso noi quando andiamo a Cassardis la troviamo lì che gira in giro per la nostra casa. Oltretutto, vedi, qua otteniamo foglia regale per creare la birra e mi sembra che non puoi trovarla altrove. E c'era qualcos'altro che si trovava qua di unico. A parte il fatto di fare la sua quest che è veramente molto bella. Cioè tutte le quest più importanti, secondarie, un po' come in The Witcher anche qua, le quest secondarie sono veramente scritte bene. Cioè hanno tutta una sottotrama molto interessante che non fa nient'altro che espandere la lore del titolo, che come ho detto già nel video precedente è molto interessante. Stivali dello stregone, no grazie. E penso che era solo quella, la foglia regale. Infatti c'è una missione, dovrei anche avercela attiva. Dona Selene foglia regale per ottenere pura birra speziata. Vedi? Vedi? E infatti adesso che l'abbiamo ottenuta. Allora lì, foglia regale. Per fare la birra. Pure birra speziata. Fai rapporto ad Arsmith e questa è un'altra missioncina. Queste qua mi sembra per ottenere delle armi d'oro. O forse... Non puoi vedere in due cazzo. No, ondulante nera. Ok. Niente di che. Bene! Bene, bellissima quest. Molto bene, ragazzi. Dunque, anche questo episodio si conclude qua. Spero vi sia piaciuto. E ovviamente noi ci rivediamo nel prossimo. Non mancate.